Si muove qualcosa al Tribunale di Teramo, dato che comunque sono arrivati due procuratori, altri cinque giudici arriveranno, insomma, si arriva quasi al pieno organico. Beh, per quanto riguarda la procura, sì, per quanto riguarda il tribunale, con queste cinque nuove assegnazioni dovremmo andare a coprire i posti attualmente vacanti. E quindi questo è già un grosso risultato. Credo che negli ultimi decenni cinque giudici a Teramo non siano mai stati assegnati in una volta sola. Quindi siamo contenti di questo, lo rivendichiamo anche al lavoro che abbiamo fatto noi come COA, insieme al Presidente del Tribunale, al Procuratore, alle altre associazioni forensi. Già dal 2021, tutti gli incontri che abbiamo avuto al Ministero, al CSM, insomma, iniziamo a raccogliere i primi frutti di questo lavoro. Iniziamo a vedere la luce anche perché con tutte le pratiche pregresse che abbiamo raccontato, insomma, che ci sono, adesso il lavoro può svolgersi, diciamo, in celerità. Cosa manca ancora al Tribunale di Teramo, secondo il Presidente dell'Ordine degli Avvocati, ancora? Manca appunto l'adeguamento delle piante organiche, cioè le piante organiche anche a pieno organico non sono adeguate a nostro avviso a quello che è l'effettivo carico del Tribunale di Teramo. Abbiamo chiesto l'aumento di almeno di una unità in pianta organica, cosa che ci consentirebbe di istituire la sezione penale e quindi avere anche un presidente della sezione penale. A Teramo abbiamo la Corte d'Assise, quest'anno abbiamo avuto 6 o 7 processi in Corte d'Assise, ma non abbiamo la sezione penale. Quindi questa è la sezione penale, è anche un presidio a difesa del territorio e visto quello che è il carico di lavoro anche nel penale credo che sia necessario e giusto istituirla proprio come riconoscimento alla nostra provincia.